Dicevamo delle preoccupazioni del terzo settore per la manovra finanziaria appena approvata. Sentiamo il servizio di Donatella Nigri. Il nostro accorato appello al governo è cambiare immediatamente questa follia contenuta nella manovra di bilancio. Non credo che si possa dare uno schiaffo a chi invece andrebbe ringraziato. Vigilia di Natale coi volontari dei City Angels per i senza tetto. L'appello dell'assessore alle politiche sociali del Comune di Milano diventa l'appello di chi ogni giorno, ogni notte, offre un po' del proprio tempo agli altri. Davanti al memoriale della Shoah, laddove c'era il famigerato binario della deportazione, i piccoli cantori di Milano accompagnano e accolgono i senza tetto. Va bene tassare chi ha soldi, ma tassare di più il volontariato mi sembra una cosa incomprensibile. Aiutiamo dalle 100 alle 200 persone ogni notte sulla strada, più altre 300 persone che ospitiamo nei nostri centri d'accoglienza. Se non ci fossero le associazioni di volontariato che svolgono un ruolo fondamentale e supplettivo anche nelle mancanze dello Stato, non si potrebbero affrontare i problemi di chi ha bisogno. Persone come Ornella, anche lei qui per la preghiera multireligiosa, lo scambio degli auguri, salame, formaggio, dolce e panettoni. Mi hanno adottato, mi hanno detto. Ah sì? Sono solo, non c'è più nessuno, dove vado? Lavoro non ce n'è, pensione no, niente ancora. Luogo simbolo questo, scelto dai City Angels per la festa della vigilia. E Monsignor Buzzi che ricorda, non si può essere amici di nessun Dio se non si è amici degli uomini.